Tuo padre non mi ha mai telefonato, neanche a Natale. La conduttrice rivela tutto Maria dopo l'eliminazione di Luca dal serale. LDA è stato eliminato ad Amici 2022, a sorpresa. Le anticipazioni avevano svelato che Luca era al ballottaggio con Nunzio, ma avevano anche aggiunto che sarebbe stato il ballerino a lasciare la scuola. Niente di più sbagliato, sebbene Nunzio fosse pronto ad andare via, e lo ha detto, l'ultimo eliminato è LDA. Non è la prima volta che le anticipazioni sbagliano da quando l'eliminato viene annunciato da Maria De Filippi in casetta, per questo è sempre bene ricordare che sono indiscrezioni da prendere con le pinze. Questa puntata ne è stata la conferma, visto che hanno toppato, LDA è stato eliminato, non Nunzio. Appena Maria ha fatto il nome di Luca, però, Nunzio ha cominciato a ribellarsi e disperarsi. Da quando erano tornati in casetta infatti non aveva fatto altro che dire di essere pronto a lasciare il programma, perché aveva ormai dato il massimo. E invece la giuria ha preferito lui sul palco anziché LDA. Quest'ultimo era a sua volta consapevole di non avere più quel fuoco negli occhi che gli permettesse di andare avanti. E infatti era già rassegnato dopo essere finito al ballottaggio. No 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 Maria, non deve uscire Luca. Non merito di stare qua, devi stare qua tu. Ma perché devi uscire tu? Ha cominciato a urlare Nunzio passeggiando per la cassetta. LDA ha provato a calmarlo, ma non c'era verso. I due erano anche molto legati, inoltre per Nunzio avrebbe meritato più Luca di andare avanti per il percorso fatto ad Amici 21. Luca non era d'accordo, mi fai parlare, fermati. Io non ci sto più con la testa, tu ci sei. Siamo tutti forti qua dentro. Nella disperazione più totale, Nunzio si è rivolto a Maria per chiederle perché doveva uscire LDA e non lui. La conduttrice è stata come sempre materna e comprensiva e ha trovato le parole giuste per fermarlo. La giuria ha votato così. Nunzio, scusami se mi permetto. Io capisco l'atteggiamento con cui lo stai facendo, però devi essere rispettoso di Luca. So che non è mancanza di rispetto e che pensi non sia giusto, però in questo momento centrale è lui. Ok, Nunzio? E se ascolti quello che ti ha detto mi sembra che dimostri una maturità importante nel dirti forse io sono arrivato, no?